Amiche e amici, in questa nuova puntata di Rimedi Divini, oggi per un rimedio davvero 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 eccezionale, un rimedio che vi garantisce, Augusto, che è un rimedio davvero che vi terrà lontano da molti dei malanni. Costa zero, veramente costa zero, se non per questo affarino che ha il costo di 10-15 euro. E vi metterò il link su Amazon per poterlo comprare ad un prezzo sempre scontato, perché io vi seleziono sempre prodotti scontati, ed è un rimedio che vi terrà lontano dai malanni. Siamo in addirittura d'arrivo, l'inverno ormai sta quasi per finire, e chi di voi non è allergico al polline, alle polveri sottili, ai gas di scarico delle macchine che ci intasano il naso? E vi posso garantire, io che ho vissuto a Milano per qualche anno, che con questo rimedio mi rendevo conto di quanta porcheria il nostro naso, quindi il nostro apparato respiratorio, accumulava all'interno delle cavità nasali. Come si realizza questa fantastica panacea per i problemi diciamo respiratori? Ma si può usare tutti i giorni, è consigliato utilizzarlo sempre sotto parere medico del vostro pediatra, anche nei bambini, perché è una soluzione del tutto naturale. Abbiamo bisogno per la soluzione di tre ingredienti basic, si trovano davvero ovunque in tutte le case, scommetto che voi li avete in casa proprio in questo momento. Abbiamo bisogno di acqua, 500 ml di acqua, poi raddoppiate le dosi se ne volete fare di più. Abbiamo bisogno di un cucchiaino raso di sale iodato e abbiamo bisogno di un cucchiaino di bicarbonato di sodio. Questi tre elementi combinati creano questa bellissima panacea che vi risolverà tanti e tanti problemi. Come combinarli? Dobbiamo portare ad ebollizione l'acqua innanzitutto per disinfettarla e poi per far disciogliere all'interno gli elementi più facilmente. Una volta bollita l'acqua, in questo caso l'ho fatta nel microonde, all'interno dell'acqua ci versiamo un cucchiaino raso di sale, un cucchiaino raso di bicarbonato, lasciamo, giriamo con forza, lasciamo raffreddare e il gioco è fatto. Questo liquido lo andremo a posizionare all'interno di questo meraviglioso affarino, che ho trovato utilissimo, anziché utilizzare la siringa o la lota, quella classica che mi metterò sempre in descrizione, che utilizzano in Oriente. Questo affarino si aggancia praticamente al naso, al vostro naso, in questa maniera qui, vedete? Non ve lo faccio vedere perché non è piacevole da vedere in video, però si aggancia qui nel naso, ci sono anche i beccucci più piccoli per i bambini, si schiaccia il pulsantino qui sopra e l'acqua con una certa pressione entrerà nella narice, pulirà le vostre cavità nasali, vedrete proprio il nero se vivete in una città abbastanza inquinata, piena di traffico, vedrete proprio il nero che insieme ai muchi si scioglierà e andrà a finire nel lavandino. Questo serve a prevenire tante tante malattie dell'apparato respiratorio, a pulire, a purificare, a donare all'apparato respiratorio anche lo iodio, per questo abbiamo utilizzato il sale iodato, ed è un rimedio divino davvero eccezionale e povero, un rimedio che i nostri antichi facevano con l'acqua di mare, o che vi sarete accorti fate anche voi quando andate al mare, iniziate a spurgare, questo perché iniziate a pulire il naso, inizia a colare, perché il mare appunto con lo iodio, l'acqua di mare, la salinità vi fa questo effetto, e noi questo effetto lo riportiamo in casa. Se vi è piaciuto questo rimedio divino, vi chiedo solamente una cortesia per la sopravvivenza del canale: un like,
un commento qui in basso e soprattutto iscrivetevi al canale YouTube di Vino Divino accendendo la campanellina, mi raccomando, è importantissimo accendere la campanellina per ricevere tutte le nostre notifiche. Ci vediamo alla prossima puntata, ciao!